E quindi Marco Martinez ha fatto sparire tutte le prove, ha mandato Blair non si sa dove, e così si conclude la vicenda di Zucchero Filato. Quindi è stata Blair Martinez, la cugina di Mike e Melanie, a orchestrare il rapimento di Melanie? Assurdo, vatti a fidare della famiglia. Sì, esatto. Ehi, dov'è il mio biscotto? Ma sappiamo le motivazioni, cosa l'ha spinta a farlo? Era la migliore amica di Serena, Glitter, cioè Miss Nessuno, ed erano in contatto? Sì, e poi a quanto ho capito Blair ce l'aveva con Melanie, giusto Mike? Sì, mia cugina ha sempre cercato di portarla dalla sua parte, controllarla, ma non c'è mai riuscita. E ho capito che la odiava per il suo successo, insomma, Melanie è molto amata dalla famiglia, da tutti, dagli amici, a scuola. Aveva una sorta di rivalità con lei. Sì, però arrivare a farla rapire mi sembra un po' esagerato. Comunque, Candy, io suggerirei di indagare su mio padre. Cosa? E perché mai, Mike? O come direbbe Zennarino, perché Mike? Già bella questa, Jimmy Puccio. Non lo so, è una sensazione che ho. Mike, è tuo padre, non farebbe mai nulla per ferire Melanie o... Sì, ma penso che anche dietro Miss Nessuno, il tuo rapimento, quello di Cosmo. Sì, insomma, sappiamo che l'ha salvato mio padre, no? Insieme a Ryan, al tuo aiuto, giusto? Sì, quindi... Però, poi... Cosmo e Nebula si sono fatti adottare e hanno dato il titolo di conte a mio padre. Oh cielo, Mike, mi sembra una cosa davvero troppo complessa, anche per Marco Martinez. Voglio dire, non metti su tutto questo teatrino solo per diventare conte. No, Candy? Sì, certo, Mike. Adesso usciamo tutti da un periodo molto particolare, ma sono sicura che adesso è tutto finito. Possiamo finalmente goderci quest'estate, ragazzi. Quindi non ci pensiamo. Quindi non indagherai su mio padre? Per il momento no, Mike, non ne ho motivo. Io sono d'accordo con Candy. Sono sicura che da adesso in poi andrà tutto per il meglio. Anzi, prepariamoci per raggiungere gli altri in spiaggia, vi va? Sì? Sì, certo, è una magnifica idea. Abbiamo proprio bisogno di viverci quest'estate come si deve. Mike? Sì, avete ragione. Allora su, andiamo a mettere il costume. Sì, Jimmy, hai avuto proprio una bella idea. Su, va a mettere il costume, carotina. Mike! Ti stai pensando, vero? Eh? A quello che ha detto Mike? Indagherai su Marco Martinez, ti conosco. Beh, sì, insomma, lo terrò d'occhio. Dovresti goderti anche tu quest'estate, Candy. Quest'anno è stato parecchio difficile. Da settembre inizierà il nostro ultimo anno scolastico e poi, sì, lo so, e poi cambierà tutto. Non tutto. Io ci sarò sempre per te e anche la Unicorn Squad. Si cresce e il mondo cambia, ma bisogna fare affidamento su quelle poche cose che non cambieranno mai. E una di queste è il mio amore per te, Candy. Oh, Jimmy Puccio, anche il mio amore per te non cambierà mai. Grazie, mi hai detto proprio delle belle cose. Melanie. Sì, purtroppo non posso parlare, sto uscendo. Devo andare al mare con la Unicorn Squad. Melanie, sono giorni che mi stai evitando. Oh, bene. Sarà per questo che mi sento leggermente meglio con me stessa e con la vita. La mano arriva, cintura sola, a menia vuelta. Jenny, però le parole hanno un significato, cioè chissà che cosa stai dicendo nel tuo arabo maccaronico. Non è arabo, è spagnolo. Sì, ma come lo dici tu sembra arabo. A menia vuelta, anza cudugo. Hai visto, hanno imparato. Hai imparato. Mamma, hai visto? Che bravo, tesoro. Ah, te l'ho fatta. Nebula, ciao Reb! Oh, Melanie! Volevo congratularmi per la proposta di matrimonio, wow! Che bellissimo avvenimento! So che hai detto di sì! Oh, sì, grazie!
Sono tanto felice per te, Reb. Anch'io. E tu, Melanie, come stai? Oh, ciao, Melanie. Sì, come va? Prima di tutto non puntarmi quel coso addosso, perché non ho ancora messo il costume. E se mi spruzzi, ti spruzzerò acqua da adesso fino ai tuoi 100 anni. Ah, certo. Certo. Scusami, Melanie. Dai, stavo scherzando. Comunque, sto bene, ragazze, davvero. Bene, ne sono felice io. Ah, Mel. Oh, grazie, Nebula. Brava, Nebula, hai fatto proprio bene. Tu dici, sono andata bene. È che ormai sono la sua sorellastra e tra noi non c'è un rapporto, insomma. Col tempo diventerete come delle vere sorelle. Lo spero. Ho saputo che è arrabbiata con Marco e Marco ultimamente ci sta molto male. Ah, sì? Mm-hmm. Vorrei che si confidasse con me, ma... Tranquilla, te l'ho detto. Tempo al tempo. Ma che? Sono disarmata! Ma che c'entra? La partita non era mica finita. Oh? Chissà se Betty mi ha risolto quel problema. Ehi, Magleri? Mi ha appena scritto che non viene. Ha da fare. Ah, che strano. È un po' che non viene in spiaggia. Sì, infatti, sta rifiutando anche i miei inviti in piscina. No, Clary, devo scriverci un articolo su di lei. Sai che cosa ho saputo? Cosa? Che conosce Jace, il rapitore di Melanie. Sul serio? Ah, sì. Mm-hmm. A quanto pare vivevano nello stesso quartiere. Dai, Jimmy, perché non ci provi? Ma non serve a nulla, ragazzi. Cado sempre. E voi non fate altro che ridere perché cado. Beh, è comunque un intrattenimento. Lasciate stare il mio Jimmy Puccio. Se non vuoi andare sul surf, non ci va. Ah, non sai che te perdi, Jimmy. Guarda che bellissimo. Beh, io preferisco andare sott'acqua a guardare i pesci. Va bene, vai sott'acqua a guardare i pesci. Ah, che bello, è arrivata Melanie. Ciao, ragazze, com'è l'acqua? Bellissima. Ok, allora vado a cambiarmi, metto il costume e arrivo. Ciao, ragazzi. Ciao, Mel. Vi stavo dicendo, lo sapete che qui sotto c'è una specie di pesce palla molto particolare? Oh, allora come sta Mel? Meglio, è solo un po' arrabbiata con mio padre. Non si parlano da una settimana. Ah sì? E come mai? Cioè, oddio, non che ci voglia tanto a litigare con tuo padre, eh? Ah, è una cosa assurda. Assurda? Cioè? Mio padre pensa che... Beh, che Melanie si sia innamorata del suo rapitore. Ma che cosa... Che fantasia che c'ha tuo padre, eh? Già, non è possibile. No, infatti. Lo penso anch'io. Lo pensi anche tu? Sì, sì. Ok. Anche perché, insomma, se fosse vero... Beh, se fosse vero sarebbe un problema. Grande, grossissimo. Mm-hmm. Beh, ma tanto non è così. No, infatti, meno male. Ma ancora niente. Ogni volta che provo a tracciare questo ghosty, il segnale si interrompe. Betty, te ne stai facendo un problema. C'è un nuovo hacker in città e quindi... Quindi? Dobbiamo sapere chi è, Daisy! Potrebbe metterci i bastoni tra le ruote! A quanto ne so, finora ci ha solo aiutate, quindi... Quindi nulla! Devo scoprire chi è! E sul ragazzo che Glitter e Candy hanno incontrato in centrale? Ah, sì. Devo chiedere a Melanie. Lei è l'unica che può avere contatti con Jace. Sì, anche se non dovrebbe. In realtà non penso che abbia il suo numero di cellulare, sai? Uffa. Ah, Betty. Non ti ho mai visto così nervosa. Sul serio? Questa cosa ti manda così fuori di testa? Sì, Daisy, è il mio lavoro. Io qui sono una vincente. Insomma, se voglio trovare qualcuno, lo trovo. Se voglio bloccare qualcuno, lo blocco. Se voglio entrare nel PC di una persona, lo faccio. Quanto siamo modeste. Sì, sono brava, ok? E... E ti scoccia che ci sia uno più bravo di te? No, non mi scoccia. Voglio solo sapere chi è. Per dirgli che deve farsi gli affari suoi. Oh, piccola fantasmina indispettita. Ciao, ragazze.
Cosmo? Sì, beh, in spiaggia si muore. La mia ragazza mi ha dato buca un'altra volta. Volevo sapere, come sta procedendo l'indagine sul hacker che blocca il blog di Nobu? Beh, ti sta impazzendo. Non sto impazzendo, è solo un po' più difficile. Quindi è bravo. È bravo. Sì. E su questo Jace, che cosa sappiamo? Oh, hai saputo che Clary lo conosce? Sì, vorrei saperne di più. Beh, a questo punto penso resti una sola cosa da fare. Cioè? Chiedere a Clary. Approccio diretto. Sì, buona idea. Ho visto che prima Nebula ti ha abbracciata. Che cosa carina. Sì, sospetto voglia avere una sorta di rapporto di sorellanza con me. Beh, è fantastico. Lei è una ragazza tanto dolce. Sì, solo c'è già troppa gente nella mia famiglia. L'ho notato anch'io che Nebula vuole avvicinarsi a te, Melanie. Dovresti darle una possibilità. Sono sicuro che tu le faresti bene. Cosa? Sì, esatto, sono d'accordo con Mike. Avere una sorellastra come te, insomma, significherebbe tanto per lei. Lei ha Cosmo e, ok, è un buon fratello, però sai, avere una sorella è diverso. Ma lei ha già Jenny e Rebecca. Beh, ma questo non cambia. Già, non ti stiamo chiedendo di diventare la sua migliore amica, solo di prenderla un po' più in considerazione, Mel. Ok, va bene, ci penserò. Attenzione! Ehi, Claudio! Guarda che ci metto un attimo a farti cadere da quel coso. Dovresti provarci. Guarda che lo faccio! Beh, fallo! Mi stai sfidando? Sì, è quello che sto facendo. Povero sacco. Vieni qua, no! No, aspetta, se ti allontani non vale! T'ho detto mica che sarei stato fermo ad aspettare che mi buttassi giù. Qui due. Claudio, dai! Dai cosa? Cioè, secondo te posso perdere? Ma... cielo! Mel? Io... Mel? Te l'ho fatta! Oh cielo, mai visto come te l'ho fatta, Claudio? Ma che? Ma vuoi scherzare, Melanie? Mi è preso un colpo! E sei scesa dal surf? Ho vinto! Ma... Ho vinto, Claudio! Ammettilo! Ho vinto! Sono la più forte, sono la migliore! Tu stai male, hai finto da negare! Beh? Avevi dato le regole? No, quindi... Oh, Jace, il lupacchiotto! Lo chiamavi lupacchiotto? Sì, come ti pare, qualsiasi nomignolo. Quel Jace ha una sorella che si chiama Bonnie. Sì, è lui. Quindi lo conosci? Sì. Giocavamo insieme da piccoli. Perché volete mettervi in contatto con lui? Io devo chiedergli delle cose a proposito del suo amico Robin. Ecco, io vorrei un incontro con lui. Ah, ok. Se bevi di nuovo da quella fontana, ti farò mangiare gelato alla frutta per tutta l'estate e non metterò neanche una goccia di cioccolato. No, per favore. Convincente. Già. Stavamo dicendo, certo, sì, penso di potervi mettere in contatto con Jace, non lo sento da un po', ma sono sicura di riuscire a rintracciarlo. Grande, grazie davvero, Clary. Aspettiamo tue notizie, allora. Andiamo. Allora? Allora cosa? Cosmo? Tu e questo Jace? Siamo solo amici, tranquillo. Beh, lo chiedo perché è un tipo poco raccomandabile. Non è così, non lo conosci. Ah, tu invece sì? Sì, ti ho appena detto che è mio amico, Cosmo. Senti, perché oggi non vieni in piscina appena hai finito qui? Non posso. Perché? Non mi va di andare in piscina, Cosmo. Ok, beh, stasera andiamo tutti al Luna Park. Ci vieni? Al Luna Park? Certo che sì! Ok, allora ci vediamo stasera. Oh, non lo vuoi un gelato? Ce l'hai il gusto bacio di Clary? Oh, aspetta. Questo devo controllare perché forse l'ho finito. Addirittura? Sì, è un gusto molto richiesto. Oh, guarda, c'è.
Ci vediamo stasera. Sì. Buon lavoro. Grazie. Salve a tutti! Marin, amore mio! Nobu, hai messo la crema solare? No, effettivamente no. No, Nobu, guarda che prima l'hai messa... Ricky? Per favore! Allora te la metto io! Certo, amore mio, tolgo subito la camicia. Ah, furbetto! Come se non sapessi i pensieri in bui di signorino Nobu! Dove signorino Zennarino! Oh, ciao Geltri, come butta? Butta molto bene, butta bene. Butta benissimo, Gennarino, perché? Dove sono le mie ragazze? Ragazze? Ehi, Marin, ciao! Vieni a fare il bagno con noi? Oh, sì, tra poco. Devo prima spalmare la crema solare a Nobu. Yeee! Yeah! Ragazze, devo darvi una notizia. Che notizia? Qui a Rainbow City, su questa spiaggia, la settimana prossima si terrà Miss Summer 2024. Miss Summer? Cioè la Miss dell'estate? Oh sì, se non sbaglio la fanno ogni anno. Sì, ma quest'anno è proprio una cosa fatta bene. Ci sarà una giuria e dei test e delle gare da fare. Quindi non sarà solo bellezza. Ma dai, che forza! Sì, sembra molto divertente. E poi è bello che ci sia una sfilata e basta. Esatto, e ovviamente le ragazze della Unicorn Squad devono portare i trofei a casa. Ecco, esatto, quindi adesso facciamo il bagnetto, ma il pomeriggio pasticceria di Alice e pianifichiamo la nostra ascesa da Miss Summer 2024. Ah, che bello vederla così felice. Ma dov'è Melanie? Non lo so, forse hanno nuotato un po' troppo a largo. Ah, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ah, finalmente! Dai, non vale, tu sei un giocatore di basket. Guarda che spalle che hai, ci credo che sei arrivato prima, Claudio. Ah sì, certo, quando vinci tu è per astuzia, quando vinco io è per la forza, va bene. No, solo che, ehi, però ti sono stata dietro, Sì, sì, sei stata brava. Brava? Hai visto a che velocità andavamo? Ok, sei stata molto brava. Ma dove siamo? Oh oh! Ci siamo allontanati un botto dalla spiaggia! E questa? Che hai trovato? Un messaggio in bottiglia! Fa vedere? Ehi, è mio, l'ho trovato io, lo apro io! Ok! Ah, una chiave che apre questo! È chiuso! Beh, sarà una proprietà privata! Ma c'era un messaggio in bottiglia che dice dove trovare la chiave. Magari l'hanno lasciato per il cugino che deve venire qua in vacanza. Hanno detto, oh, guarda che te lascio l'indizio per trovare la chiave in spiaggia. Sì, certo. Comunque, ho già visto questa finestra. Deve essere della casa. Ma certo, fa parte della casa che ha prenotato Marin per il compleanno di Rebecca. Fa vedere? Sì, sì, è quella. Beh, sarà una cosa molto interessante per Candy. Ehi, però l'ho trovata io! Beh, vediamo chi la porta prima, Candy. Oh, sarò io. Claudio! Oh no! Che è successo? Mi sono caduti gli occhiali. È un trucco? No! Sul serio, Claudio, mi sono caduti gli occhiali là a fondo. E io, beh, non ci voglio andare sott'acqua. E da quando? Claudio, sul serio! Va bene, dai, vedo se riesco a riprenderteli io. Ecco, grazie. Come vedi, il messaggio è ancora lì. Portalo pure tu a Candy se vuoi. Ah, beh, dai, ma magari possiamo portarglielo insieme. Dopotutto l'abbiamo scoperta noi la zona. Sono d'accordo, bravo. Ma mi ha fregato un'altra volta. Cioè, ci pensi, Rebecca, ci pensi? Miss Summer 2024, questo mi farà ottenere tantissimi followers e poi, ovviamente, mentre sfilerò e parteciperò alle gare, tanti contenuti, tanti shooting fotografici. Oh, sì, sì, mi fa molto piacere che tu sia tanto elettrizzata per questa cosa. Sarà sicuramente un'esperienza divertente. Un'esperienza divertente? Io adoro i concorsi di bellezza, ma tu...
Ecco, tu partecipi, Reb? A cosa? Al Miss Summer 2024 di Rainbow City? Non lo so. Non penso. No. Sai cosa? Preferisco sostenere te. E non so, forse parteciperà anche Nebula. Quindi vi sosterrò. Perché non partecipi? Ok, non posso nasconderti nulla, Jenny. Io farò parte della giuria. Ma dai, ma è pazzesco! Ma è bellissimo! Prima perché non partecipi. Adoro la tua sincerità. Eh sì, perché sei troppa bella, no? Cioè, non avrei proprio avuto speranze. Oddio, non che con le altre così, però con te, cioè, sei una sorta di divinità, Rebecca, quindi... Jenny! È così, è così. E quindi, insomma... E poi sei la giudice. Bellissimo, quindi mi darai il massimo? Se mi convincerai, i tuoi discorsi mi convinceranno e dare il massimo nelle gare, allora... Ti adoro, ti adoro, ti adoro, ti adoro! Buon pomeriggio, Unicorn Squad! Vi porto i vostri saliti cioccolate? Sì, grazie, Alice! Arrivano subito! Cioè, ma ci pensate? Sarà bellissimo! Ehi, Betty! Oh? Ma... Ma quello è Jace? Non posso crederci! Clary l'ha portato proprio qui! Dove vai tu, signorina? Voglio capire che cosa... Sì, andiamo, Melanie. Oh. Detto fatto, ti ho portato il lupacchiotto! Dai, non chiamarmi così davanti a loro. Ciao, Jace! Salve. Allora, sei tu quella che mi cercava? Sì, vorrei chiederti un incontro con Robin. Il tuo amico, quello che ti ha fatto uscire di prigione. Sì, beh, è complicato. Lui non so se vuole. Cosa? Lui, sai, è cresciuto in un orfanotrofio e ne ha passate tante. Anch'io sono cresciuta in un orfanotrofio, Jace. Sì, ma tu sei stata adottata da una signora di Moontown e hai fatto la bella vita, dolcezza. Lui è stato adottato da un rifiuto umano che gli ha spezzato le gambe. Cosa? Io, scusate ragazzi, parlate pure. Io vado a prendere, ecco, l'ordinazione che devo consegnare. Credi di impietosirmi, bello? Eh? Cosa c'entra questo? Il passato ha un peso solo se gli permetti di agire nel presente. Sei una filosofa, tu? No, sono la stramaledetta verità. A Luna Park, stasera. Ti aspetto lì. Grazie. Oh, bene. Grazie, Jace. Non ringraziatemi. Non so se la tua amica sarà davvero felice di vedere Robin. Lui sicuro non lo sarà. Ehi, io devo andare. Salutatemi Ruby. Ruby? Clary, sì. Io la chiamo Ruby. Come la tua moto? Sì. È che il rosso della mia moto somigliava al rosso dei suoi capelli e quindi l'ho chiamata Ruby. Capisco. Beh... Ci si vede. Bene, quindi stasera ci sarà il grande incontro tra questo Robin che assomiglia tantissimo a Betty e Betty. Melanie? Oh, sì, arrivo. Ah, sono così contenta di questa serata al Luna Park, ragazze, ci volevo proprio. Sì, sono d'accordo, queste giostre d'estate sono sempre bellissime. E poi c'è la tua nuvola di zucchero filato. La nuvola di zucchero filato. Bel modo per festeggiare la tua ultima impresa, Candy. Sono d'accordo, Mel, sono d'accordo. Andiamo a vedere come se la cavano i ragazzi. Allora, chi sta vincendo? Ancora non lo sappiamo. Per ora, non so, forse Jimmy, Gennarino. No, sto vincendo io, no, ma... Ho vinto io! Cosa? Ho vinto! Bravo! Bravo, Jimmy! Complimenti, complimenti! Bravissimo, Jimmy! Bravo, Jimmy! Fantastico, Jimmy Puccio! Ehi, che dite? Saliamo sulla ruota? Sì! Ah, guardate la faccia di Nobu! Oh, povero! Questo è decisamente posto migliore! Non trova, signor Inno Nobu! Certo, fantastico Gertrude. Oh Candy, guarda, quella rosa è libera. Ah, andiamo Jimmy Puccio. Oh, si è fatta sera. Beh, sì, siamo arrivate praticamente al tramonto. Quando arrivano? Betty, sta calma.
Arriverà. Sai, Daisy, stamattina ho detto a Jace che siamo noi a dare potere al nostro passato e in questo momento sento come se mi stesse crollando il mondo addosso. E perché mai? Il mondo ti sta dando un'opportunità, Betty. Questo ragazzo potrebbe essere tuo fratello. Quanti orfani possono dire di aver ritrovato così un loro familiare? Non è questo, è se non fosse chi pensiamo che sia? Se fosse semplicemente un ragazzo albino che mi somiglia? Beh, in quel caso io ci sarò, insieme a tutta la Unicorn Squad, e affronteremo questa delusione insieme. Ehi, ragazze! Oh, vi ho portato Robin! Oh, beh, Betty, va a parlargli. Su, Ciao! Ciao! È incredibile! Sì, l'ho pensato anch'io, Betty. Oh! Vi somigliate parecchio voi due! Bene, allora, lui è Robin, lei è... Betty? Sì, sono Betty. Betty, Robin, Robin, Betty. Volete qualche minuto da soli? Giusto qualche minuto. Ok, perfetto. Ehi, se quella ti fa del male, batti un colpo. Ti ricordo che il rapitore sei tu, Jace. Beh, io non mi fido di chi indossa il colore rosa. Ehi! A parte te, Clary. Beh, Jace, approfittiamone per fare un giro sulle giostre, oppure posso presentarti tutti i miei nuovi amici? Allora, lui è Cosmo, il mio ragazzo. Oh sì, è lo stesso piacere anche per me. Lei è Daisy. La conosco. Ma io non conosco te. Beh, va bene così, credimi. Ok. Clary, non sono venuto qui a socializzare. Va bene, d'accordo. Allora che cosa facciamo? Prendiamo dei popcorn. Così parliamo dei vecchi tempi. Oh, sì, va bene. Giusto. Beh, non ti ha neanche salutata? No, evidentemente non si ricorda più neanche di me. Allora, andiamo sulle giostre? Quindi, abitavate nello stesso quartiere? Eh sì. E Clary, tu abiti ancora lì? Ehi! Faccio io. Sì, pago io. No. Pago io, lascia stare. Ma il cono per la ragazza. Tieni, Clary. Grazie. Che cavaliere che ti sei scelta. Dovresti ringraziarlo, Jace. Chi? Lui? Sì, l'ha offerto anche a te. Ah. Offrimi anche quest'altro, allora. Lui è un po'... Maleducato, sì. Un po'. No, accidenti, i posti sono già tutti pieni. Beh, possiamo fare il trucchetto che facciamo sempre? Oh, sì. Wow, ragazzi, aiuto, per favore, mi sta salendo questa cosa. Yuhu! Zì, vai così, puzzo in zappin di hair, puzzo in zappin di hair. Questo è un lato di Gertrude che non conoscevo. Oh, ma quanto siete cattive voi! Ma in quanto te, Jace? Ah, questo fuor di dubbio. E là, ciao raga, ho fatto un po' tardi, sono già saliti sulle giostre. Ciao Claudio, sì. E te chi sei? Nessuno. Oh, beh, nessuno non direi. Sono il tuo incubo peggiore, scusami. Non... davvero, Claudio, non è... Jace! Jace, visto? Solo a sentire il mio nome... guarda che faccia. Ci si vede, ragazze? Ditemi che non era quel Jace. Beh... Dai! Che c'è? E che voleva? Ti stava facendo del male? Ma no, Claudio, anzi, ci stava prendendo in giro. Ma tu guarda, se lo becco... No, Claudio, per favore. Siamo qui con i nostri amici per divertirci, ok? E per scoprire se Betty ha un fratello. Esatto, e il fratello, il probabile fratello di Betty è l'amico di Jace. Ah, bene, benissimo. Ci eri già venuto,
In questo Luna Park? Io comunque ti avevo già vista. Abbiamo sorvegliato Melanie per un po' e ti avevo vista dalle telecamere di sicurezza della pasticceria di Alice. Quindi è vero, sei tu Ghosty, l'altro hacker. Sì, sono io. Ok, sei davvero in gamba? Lo so. Dicevo, ti avevo vista dalle telecamere. E beh, ho fatto lo stesso pensiero che hanno fatto le tue amiche quando hanno visto me. E cioè che ci somigliamo un bel po'. Così ho mandato Jace alla pasticceria, in incognito. Ti ha urtato e ha preso un capello. Tu, voi, cosa? Sei mia sorella. Hai fatto il test del DNA? Sì. Sei mia sorella. Oh, beh, questo non cambia nulla. Sono venuto qui solo perché sei stata parecchio insistente. Volevi la verità ed è questa. Ma non cambia nulla. Io non voglio avere nulla a che fare con te. Perché? Perché hai lo stesso sangue di chi mi ha abbandonato. Ah, giusto. Beh, potrei pensare lo stesso di te. Senti, hai vissuto fino ad ora senza sapere della mia esistenza e te la sei cavata più che bene. Continua come hai sempre fatto. Sì, è vero. Non so cosa significhi avere un fratello e, beh, magari non è così male. Avere il tuo stesso DNA non mi rende speciale. Lo sai questo? Sì, hai il mio stesso passato. Eh? Abbiamo subito la medesima cosa. Questo ci lega molto di più del DNA, Robin. Boh, troppo veloce, decisamente, decisamente troppo veloce. Va. Bene, dai ragazzi, ora possiamo salire. Mel? Sì, arrivo. Oh, c'è Cosmo. Andiamo a dirgli della sorpresa. Cosmo? Ehi, ciao ragazzi. È tutto pronto, preparato nel minimo dettaglio. Clary sarà felicissima. Lo spero. Grazie, Marina. E grazie anche a te, Nobu. Sì, Nobu ha supervisionato, ma ho progettato tutto io. Torno dalle mie amiche. Vedrai, le farai una bella sorpresa. Non è una sorpresa, Nobu. È una trappola. Eh? Oh, eccoli di ritorno. Allora, com'è andata? Mi sembrate entrambi ancora vivi, è qualcosa? Vorremmo una porzione di popcorn. Wow, incredibile. Quando parlate sembra proprio di vederci doppio. Ok, sì. Ve la paga il tizio lì, quello coi capelli blu. Ah, te la offro io, Robin. Ehi, ne vorrei un altro anch'io. Ah, che bello! A quanto pare allora sono fratello e sorella. Già. Ah, Clary, senti. Eh? Dopo, ecco, che avremo fatto i nostri giri sulle giostre, potresti venire con me in hotel. Perché? Beh, perché ti ho preparato una sorpresa. Una sorpresa? Mm-hmm. Allora, puoi venire? Sì, certo. Andiamo sulle giostre. Adesso posso aprirli? Aspetta. Sento rumori d'acqua e odore di cloro, quindi... Che brava, Sherlock. Puoi aprire gli occhi. Wow! Che belle queste lucine! Ti piacciono? Wow, sono stupende! Marin ci ha gentilmente prenotato la piscina per stasera e ha preparato tutto il resto. La piscina? Sì, è solo per noi. E nello stanzino di là c'è un costume sempre scelto da lei e approvato da Nobu che ti aspetta. Oh, ma... C'è qualche problema, Clary? No, è solo che fa freddo. Ci sono 30 gradi. Beh, io sono una ragazza, sento più freddo. Eppure... Stai sudando. Clary, ti dirò cosa succederà. Andrai di là, ti metterai quel costume, tornerai qui e una volta in acqua bacerò ogni livido che hai sul corpo. Ma... E che ti ha procurato quel verme di tuo padre. Ok. Ok? Ok.